Intanto debbo un grazie al mio amico e collega Tarquini e a Don Alberto, che ho conosciuto oggi grazie a lui. Questa è un'accoglienza che mi ha fatto sentire, ve lo dico subito, di casa. Io provo sempre una grande consolazione quando mi trovo all'interno di una comunità. Quest'idea del mettere in comune tutto ciò che corrisponde a un interesse di carattere generale è stata un pochino la bussola civile che ha guidato la mia professione. Tanto più emozionante è oggi la mia presenza qui per quello che riguarda i miei sentimenti personali, perché questo nostro incontro si svolge all'insegna della speranza, come è stato detto. Io non voglio far torto a Don Alberto, ma non parlo al di là di una cattedra e quindi la mia non sarà una lezione, né francamente avrei i titoli per farla. Posso portare una testimonianza, accettandone tutto il rischio. Io credo che oggi non si possa più declamare, predicare, parlare dai pulpiti. Il Papa stesso, questo Papa coraggioso e leale ad Assisi, seppur in altri ambiti e in nome di valori diversi da quelli che noi stiamo qui richiamando oggi, sono civili, laici, straordinari e dignitosi anch'essi, ma che non raggiungono l'altezza della grande questione spirituale richiamata con l'ecumenismo da questo Papa, ha detto che non c'è più oggi un pulpito, una panca, uno stuoino dal quale una preghiera, se autentica, possa pretendere di salire più in alto di altre. Questa è una rivoluzione. La rivoluzione non è più quella che è stata classicamente, tradizionalmente, storicamente. La rivoluzione non è più il cambiamento, è la velocità del cambiamento, e questo lo si coglie anche in questa uscita del Papa così clamorosa. Vedete, la storia dell'uomo, con tutto ciò che essa implica, si è come contratta. La velocizzazione introdotta dal mondo comunicativo ha prodotto questo fenomeno dell'accorciarsi della storia fino a farla coincidere quasi con la cronaca. Un grande storico, Di Giovanni, ha detto che dobbiamo abituarci a immaginare che la cronaca debba finire per essere prima o poi la nostra storia stessa. Voi ricorderete i tempi in cui nelle case si parlava della stessa cosa, per settimane, per mesi, eccetera. Oggi questo non è più possibile, non si indugia più su nulla. La realtà si è come coriandolizzata, per così dire, è come, non so, un'ampolla di mercurio che cade, si rompe e lascia scorrere tutte queste perline imprendibili. È il tempo d'oggi, nulla indugia più sotto i nostri occhi. Un sociologo non apocalittico, per la verità, Naismith, dice che stiamo vivendo la civiltà della parentesi. Che cosa vuol dire? Vuol dire questo, che per effetto di questa contrazione della storia e di questa velocità nuova della storia stessa e quindi della vicenda umana, si sono perduti i rapporti tra la causa e l'effetto, tra il prima e il dopo. Per cui noi non siamo mai né qui né altrove, siamo sempre all'interno di una parentesi dove tutto è accessorio, marginale, fungibile, ritrattabile. E inseguiamo continuamente questa realtà che ci rinnova di giorno in giorno, che ci fa diversi di giorno in giorno, e essendo però nati e cresciuti dentro una cultura, con una psicologia, con delle attitudini e con un ritmo proprio, oserei dire, con il respiro, che corrispondono a una certa lentezza della storia. Quindi noi stentiamo a rincorrere una storia che ci precede in termini sempre più ravvicinati. Ragionare di speranza in questo scenario mi pare che sia addirittura d'obbligo. Io credo che sia stata una grande idea quella di intitolare questo corso a questo che non è soltanto un sentimento. Il verbo della speranza oggi non è più sperare, è agire. Nel senso che o noi mettiamo la speranza dentro la storia, affidandole dei progetti, dei propositi, oppure un sentimento edificante, etereo, certo, che non può scomparire dal cuore dell'uomo,
anzi che è bene rimanga e si faccia strada a sua volta, ma che deve produrre effetti. La speranza non è quel qualcosa che sta al di là di noi e che agisce, per così dire, senza di noi, corrispondendo a volte sì e a volte no ai nostri desideri. La speranza deve poter coincidere con i nostri desideri e soprattutto con i nostri bisogni. Ecco il nuovo valore laico della speranza, che lasciando intatta la speranza del credente, o comunque la speranza interiore, quella spirituale, trasforma però questa categoria del sentimento e del pensiero, perché sperare vuol dire anche pensare, persino credere vuol dire pensare. Non lo dice soltanto questo Papa, nella sua Fides et Ratio. Insomma, lo dice Sant'Agostino, lo dice per esempio, non v'è chi creda che prima non abbia pensato di voler credere. Ecco. Oggi la speranza è qualcosa che... Qui sono stati richiamati Kierkegaard, San Tommaso, eccetera. Consentitemi di fare anch'io una citazione. Citerò questo santo che per me tra i più moderni, e per così dire, mi permette il vescovo, tra i più laici che io conosco, ed è Sant'Agostino, il quale dice che, e sembra parlare un linguaggio per i giorni che noi stiamo vivendo, pensate com'era moderno questo santo e questo pensatore, questo filosofo. Disse: da due pericoli, in ogni tempo, in ogni circostanza, della storia e della vita, anche però del cuore, la vita della mente, la vita dell'uomo in generale, da due pericoli dobbiamo ugualmente guardarci: dalla disperazione senza scampo e dalla speranza senza fondamento. Ecco, e qui arriviamo alla scuola di cui parla Don Alberto. Se la speranza non diventa un progetto da consegnare alla nostra volontà perché agisca all'interno della comunità, ciascuno nel suo ambito, non è necessario pensare per tutto e per tutti. C'è un bel proverbio cinese che voi tutti conoscete: ciascuno spazi davanti alla propria porta e tutta la città sarà pulita. Noi spaziamo davanti alla nostra porta, quella di Trivento oggi per esempio, e facciamo la nostra parte. E tanto per cominciare, eliminiamo quella grande remora, quell'handicap tremendo che è il senso della delusione, della rassegnazione, persino della resa. Cominciamo a credere che tutto ciò che si può fare per ciò stesso va fatto. E che è stato detto molto bene qui a proposito di un popolo, e che un uomo è un uomo per quel che dovrà vivere. Un popolo, una persona, figuriamoci un bambino, questo bambino così evocato oggi nei discorsi preliminari, sono creature che ricevono, voglio dire, la loro autenticazione, non solo storica, dal fatto di avere davanti tutta una vita da dover riempire. Ecco perché noi siamo pieni di nostalgia per questi 26 bambini che non hanno avuto la sorte di dare un senso alla loro nascita. C'è una bella immagine, bella e straziante insieme, nell'anagrafe di San Giuliano: non ci saranno domani adulti nati nel 1996, perché sono tutti morti all'interno di una scuolina, di una prima classe. E quando in un paese muore una scuola con la sua piccola comunità, beh, questa è una metafora che dovrebbe farci ragionare. Qui c'è una responsabilità da condividere, qui è proprio la comunità che si deve interrogare. La mamma di uno di quei bambini ha detto una cosa molto bella: io rimpiango la casa degli angeli. Questa definizione della scuola per me è assolutamente inedita. Curioso di questi angeli che non hanno avuto il tempo neppure di mettere le ali, insomma. Ecco, noi abbiamo una grande responsabilità. Ci indigniamo per le vite che non si esprimono, per i bimbi che non nascono. A maggior ragione, dopo averli fatti nascere, avremmo il dovere di farli vivere.
E non può essere una scossa di terremoto a privarci di colpo di 26 bambini. Qui c'è qualcosa che non torna all'interno, però anche nelle nostre proprie esperienze e persino, lasciatemelo dire, non lo dico con il tono virtuoso del moralista, anche delle nostre coscienze. Io sono amico di un ingegnere di Potenza, l'ingegner Ciuffi, un cattolico molto impegnato nell'ambito suo, che aveva previsto, ma non con la preveggenza, ma semplicemente con degli studi, con un'analisi, eccetera, che le costruzioni di San Giuliano avrebbero dato prima o poi i segni di debolezza, perché non corrispondevano a quella congerie di misure, di previdenza che sarebbe stato ragionevole predisporre in vista di un possibile sisma anche in un territorio che singolarmente per un calcolo molto bizzarro non veniva dato tra i territori a rischio, chissà perché. Anche questa è una cosa sulla quale noi dovremmo interrogarci, perché non a rischio. Era a rischio il Belice, la Sicilia aveva conosciuto i terremoti ma da un'altra parte, e così via. Io ho frequentato molti terremoti per via del mio mestiere, il Belice, il Friuli, l'Irpinia, ma questo ci ha ferito nel cuore in un modo proprio immemorabile e indicibile. E allora bisognerebbe tutti quanti intanto impegnarsi su un punto, che per uscire da queste contraddizioni non ci sono soltanto i pensieri che si affidano alla buona volontà, quando questo non viene autenticato dai gesti, dalle azioni, dalle opere. Oggi non basta più predicare. Io continuo a chiedere scusa al Vescovo perché credo che gli darò qualche dispiacere oggi pomeriggio, anche se Don Alberto mi ha assicurato che questo non può accadere, perché il Vescovo è ancora molto, ma molto più avanti di me nel giudicare tante cose. E poi io dico che, insomma, eccellenza, noi siamo delle creature imperfette non soltanto perché nasciamo deboli, fragili rispetto a tante cose, ma perché ci consoliamo spesso di poterci salvare l'anima con poco, ma anche con molto, come per esempio il battesimo. Noi pensiamo che per il fatto di essere battezzati si possa essere perciò stesso già salvi, senza dirci mai che ci si salva soltanto se si partecipa alla propria salvezza. Non può essere una cosa così gratuita, così indolore, senza costo, una liberazione dal peccato, da quella condizione comunque che non ti permette di accedere poi alla vita eterna. A parte il fatto, eccellenza, che io sono convinto che siamo tutti destinati al paradiso, nessuno escluso. Oggi, parlando con Don Alberto a tavola, ho imparato molte cose dalla vostra terra, dalla vostra mentalità, ma soprattutto dei vostri bisogni. Tutti i nostri discorsi, dalle considerazioni di principio, finivano sempre per calarsi dentro i fatti, i problemi, le condizioni reali, eccetera. Ecco, questo è un modo per essere Chiesa anche. E questo fatto che un vescovo sia qui oggi, all'inaugurazione di un corso che si realizza attraverso l'analisi della politica come strumento per mettere insieme tutto ciò che si può in vista di un bene appunto collettivo, di un bene comune, mi sembra un bellissimo segno. Qui c'è una buona Chiesa, perché è una Chiesa che testimonia, che non declama, che non predica soltanto. Bisognerebbe parlare ai giovani, perché il primo rischio di questa diaspora nei vostri piccoli paesi senza polpa, che vanno a cercare altrove i mezzi per garantire la vita dei propri figli, se si spopoleranno dei giovani non torneranno più a nascere. E d'altronde indurre voi adulti a radicare qui i vostri figli e nipoti è un'operazione quasi, quasi violenta. Con quale diritto chiedervi di trattenere qua i vostri figli e i vostri nipoti? Con quale tipo di promessa? Con quale impegno?
come potrete soddisfare la vostra ansia di averli vicini senza venir meno al dovere però di garantire loro quello cui spetta, cioè il loro futuro? Noi non possiamo defraudare del loro futuro i giovani, è per questo che spesso loro ci voltano le spalle e se ne vanno, perché noi siamo stati inadempienti nei loro confronti. E allora ci troviamo di fronte a una delle cose che fanno soffrire Don Alberto, ed è l'idea che questa parte del Molise, di qui a 100, 200, 300 anni, non importa il tempo da questo punto di vista, perché comunque toccherà a delle creature umane, ed sia destinato a finire, a morire. Il fenomeno delle partenze, dei trasferimenti di esistenza, della ricerca altrove del proprio destino, del proprio futuro, e non dovrebbe farci dormire la notte, insomma. Noi viviamo quindi in una comunità provvisoria, incerta, precaria, che coltiva al suo interno sempre l'idea, la speranza, il miraggio di una partenza, una corriera, una macchina, un treno, quello che sia. Partire come condizione per poter sperare e non riuscire a radicare qui la speranza. Ma un paese che muore è una sconfitta dell'uomo tremenda, tremenda. Si deve trovare il modo di trattenere, come posso dire, la pianta dalla sua terra, perché il giorno che la pianta se ne va anche la terra e tutto si perde. Oserei dire che si perde persino il paesaggio, è una realtà virtuale quella che rimane, buona forse per qualche operazione estetizzante, che potrà essere riempita da qualche target elitario che viene a scoprire i paesi abbandonati, i cosiddetti paesi morti, per costruire delle piccole comunità elitarie che vengono a passare 10 giorni d'estate o d'inverno. Ai giovani, dicevo, però bisogna insegnare a credere che devono partecipare insieme agli adulti questo tentativo di salvare le loro radici, intanto invitandovi a credere nella politica. Vedete, la politica ci ha dato in anni recenti delle grandi delusioni, delle grandi sofferenze. Abbiamo molto patito per la politica, per colpa della politica. Eppure venivamo da 50 anni di democrazia che aveva resistito a tante cose, che si era ricostituita nel nome non solo della speranza, ma della voglia di rinascere, di rimetterci insieme come società, come popolo, come nazione, come Stato. E poi abbiamo capito che, quando l'abbiamo ripudiata, che non c'era motivo di credere che qualcosa potesse intervenire per rimettere in ordine le cose del paese. E io dirò una cosa che so che non è sempre molto popolare, ma io devo dire quello che penso, non posso parlare per compiacere l'uditorio. Quando si parla di Tangentopoli, molta gente arricce il naso. Mani Pulite, si dice, è stata una supplenza indebita che ha generato un tipo di giustizia che non corrisponde ai doveri dell'equità, ma soltanto una sorta così di esigenza, come posso dire, di punire a tutti i costi. Ma a parte il fatto che non si è mai visto un trasgressore disposto a punire se stesso, quindi non sarebbe stato immaginabile che questo paese, nella sua classe politica, avesse potuto trovare le forze per liberarsi di questo, di questo errore clamoroso, che probabilmente ci avrebbe impedito persino di arrivare in Europa, perché guardate che in quel periodo l'Italia aveva una pessima reputazione in tutto il continente, non solo. Ecco, se l'Italia ha riacquistato un minimo di immagine, se è riuscita ad essere minimamente credibile al di fuori dei suoi confini, se ha ritrovato all'interno di se stessa, voglio dire, le regole corrette del gioco democratico,
Molto lo si deve proprio a questa supplenza che avrà avuto, certo, i suoi sgarri, le sue enfasi, le sue esagerazioni, con il protagonismo, con le esternazioni forse indebite, con qualche eccesso anche di misura preventiva. Però, ecco, quello è stato lo snodo per passare dalla cosiddetta prima alla cosiddetta seconda repubblica. Questa prima repubblica, e io la vorrei un pochino giudicare insieme a voi, è stata 50 anni corrispondenti a circa 50 governi, per cui si può dire che si è trattato di una sorta di dinastia democratica fondata sui partiti, dove ogni governo era più o meno la copia di quello precedente. Entravano i repubblicani, uscivano i liberali, entravano i socialdemocratici e usciva qualche altro, ma in tutto sommato una sorta di ingegneria combinatoria riproduceva quasi sempre lo stesso governo, tranne in due casi: la nascita del centro-sinistra, quando l'istanza popolare delle grandi masse non trovava risposta nella capacità del centrismo di darla questa risposta, e al tempo della solidarietà nazionale, quando l'attacco terrorista aveva in qualche modo, non dico messo in crisi, ma aveva creato una grande inquietudine nel paese, e c'era quindi la necessità obiettiva di raccogliersi intorno all'istituzione, allo Stato, per dare una risposta univoca a questa rivoluzione senza popolo, è vero, però in grado di creare anche delle pericolose contiguità con alcune frange della sinistra extraparlamentare, che guardava con una specie di curiosità interessata, se non proprio di golosità, a queste avanguardie che pretendevano di dare una soluzione drastica e definitiva dal loro punto di vista, in termini proprio ideologici, alla guerra di liberazione, alla fine della quale non si capiva perché, avendo la resistenza contribuito alla vittoria, non potesse partecipare alla definizione del tipo, voglio dire, di sistema che si doveva, politico, che si doveva istituire nel nostro paese, ed esigeva che quindi l'Italia dovesse essere socialista nei termini più radicali, fino ad essere addirittura bolscevica. Ecco. Quando nella storia si verificano momenti di un delirio così palese, bisogna essere pronti anche a sopportare le conseguenze. Il terrorismo è stata un'escrescenza dolorosissima di una perdita proprio del concetto stesso di storia, perché tutto quello che aveva determinato il terrorismo era tutto fuorché il partecipare alla storia del paese. D'altronde si sono create tante mitologie intorno a questo benedetto periodo degli anni 70-80. Perché? Perché c'è la mitologia della rivoluzione a tutti i costi. Io sostengo, per esempio, che il terrorismo è una forma di conservazione. Io credo che sia un movimento addirittura reazionario. Tutte le volte che la sinistra fa un passo avanti, ecco che intervengono le Brigate Rosse. Sono intervenute con tutti i grandi mediatori sociali, da Tarantelli a Ruffini, a D'Antona, a Biagi. Tutte le volte che la sinistra trova un punto di composizione, un compromesso sociale e politico, un tentativo di andare avanti, intervengono le Brigate Rosse che interrompono queste cose, o che pretendono di interrompere il corso di queste cose. Quando persino il sindacato si libera persino del suo linguaggio e deve adottare parole sconosciute e anche un po' sospette, come flessibilità, per esempio, ecco. E quindi c'è nel paese la voglia di essere moderni, di liberarsi di molte mitologie, parliamoci chiaro. Il sindacato deve scrollarsi di dosso tutta una serie di grandi ideologici luoghi comuni, per cui, ecco, quando il sindacato fa questa operazione culturale dolorosissima, intelligente, profonda, che richiede grandi sacrifici di ogni genere, ecco che le Brigate Rosse si fanno avanti per interrompere il corso della ragionevolezza, della volontà di vivere secondo i criteri di una democrazia in cui ci sia una sorta di compatibilità distribuita tra tutte le forze in campo, in modo che ciascuno possa esprimere la propria opinione senza che una di queste prevalga sulle altre in modo indebito, se non appunto attraverso
voglio dire, un'elezione dove si ha non solo il diritto ma il dovere di dire come la pensiamo, ecco. E siamo passati alla Seconda Repubblica in un modo tutto sommato indolore, perché la rivoluzione non era più il cambiamento ma la velocità del cambiamento. Questa velocizzazione della storia era intervenuta evidentemente anche nei fatti della politica. E abbiamo visto che tutto è cambiato nella stessa comunicazione. La televisione oggi non è più soltanto il nuovo luogo della politica, è una nuova forma della politica. Tutto quello che non passa per la televisione sembra non essere autenticato proprio dalla sorta di certificazione proprio dalla storia. Non conta nulla perché la televisione non l'ha detto. Io mi trovo spessissimo di fronte a persone che sorprese da un evento di cui non avevano avuto notizia, dire ma come mai la televisione non l'ha detto? Come dire, come si permette alla storia di procedere senza la televisione? E questo la dice lunga sui pericoli anche per la nostra democrazia, quando le grandi agenzie del senso e del significato che sono state la famiglia, la scuola, la parrocchia, la società in genere, i partiti, ma direi anche i sindacati. Ecco, quando sono venute meno queste agenzie del senso, è rimasta un'unica grande agenzia del significato che è la televisione, che ha ingoiato tutte queste altre categorie, le ha prese tutte per sé, si è assunta la responsabilità di essere l'unico e solo punto di riferimento pedagogico per una società che voglia crescere e impone tutti i giorni le sue regole. E le sue regole sono regole che non possono coincidere sempre con gli interessi di carattere generale. Perché mentre per un verso il mercato è certamente uno strumento per la crescita dell'economia, quando questo meccanismo diventa irrazionale, ne risente tutta l'economia. C'è un consumismo che o è capace di autoalimentarsi oppure crea una situazione di gravissimo disagio. E allora, ecco, all'interno di queste possibili contraddizioni è necessario veramente mettere insieme le volontà politiche proprio per uscirne insieme, come diceva Don Milani, per dare una definizione della politica. Io faccio il parlamentare, faccio parte dell'opposizione, so di non avere grandi margini per poter discutere sulle idee che io sostengo, per le quali milito, eccetera, perché la legge dei numeri in democrazia è una legge assolutamente legittima. Il gioco democratico sta in questo. Oggi comandi tu perché il popolo ti ha dato questa delega, devi essere pronto però ad accettare l'idea che il popolo cambi idea e che dia il potere alla parte che oggi ti è avversa. Ma quando si verifica che due frustrazioni, per ragioni uguali e contrarie, si mettono insieme, la maggioranza con un grande spirito di rivalsa perché finalmente ha riottenuto il potere e lo vuole esercitare, la sinistra, l'opposizione, frustrata dal fatto di avere perduto il potere, quindi con questa tentazione della filibusteri che ritarda, che frappone difficoltà futili perché non portano a grandi risultati, eccetera, quando l'ostruzionismo diventa soltanto strumentale, ecco, allora io vi confesso che provo, ho dei momenti di grande disagio. E allora io credo che, per esempio, lo dimostra il fatto che la sinistra, proprio per inseguire un vecchio modo di fare politica, non è capace di lucrare neppure sugli errori gravi che la maggioranza sta facendo, che si svolgono e si manifestano all'interno della maggioranza. È un governo che ha perduto molti pezzi, la sinistra non ci ha guadagnato nulla, la distanza nei sondaggi rimane la stessa, e questo la dice lunga sul fatto che c'è una sorta di vischiosità proprio delle idee e dei sentimenti all'interno di una società, per cui non è poi così facile da un giorno all'altro rimuovere le condizioni date.
Ma proprio questo ci dovrebbe indurre a metterci d'accordo sulle cose che vanno fatte in nome di un interesse di carattere generale. Ed esigere però che chi ha il potere non lo eserciti soltanto perché legittimato ad averlo e quindi ad esercitarlo, ma perché da quel giorno, dal giorno della sua vittoria, ha assunto su di sé la responsabilità di decidere anche per te che sei all'opposizione e che hai il diritto della verifica, del controllo di quello che fa il potere che comanda. Cioè bisognerebbe che questa democrazia fosse un po' più matura, che abbandonasse un pochino le grandi questioni ideologiche che hanno creato delle grandi mitologie, delle bruttissime abitudini, mettendoci in testa che noi siamo un paese che si dice sì ricco, felice, il quinto, il sesto, il settimo, io non so più tenere dietro queste graduatorie, nella classifica dei paesi più ricchi perché più industrializzati nel mondo, soprattutto occidentale, è in realtà un paese in cui ancora si manifestano iniquità straordinarie, differenze abissali, momenti di separazione che vengono rivelati a volte proprio dalle cose tremende che la natura sembrerebbe incaricarsi di fare esplodere proprio per creare la visibilità della contraddizione. D'altronde questo non è soltanto una questione che riguarda la realtà nazionale, basta guardarsi in giro per il mondo. Voi sapete, avete sentito parlare certamente di McLuhan, che è il sociologo della comunicazione, quindi il mio profeta per un certo senso, mio, di Tarquini e degli altri giornalisti che sono presenti in questa sala. Bene, il teorema di McLuhan dice una cosa molto semplice, dice questo: per il fatto che c'è la televisione, siamo tutti nella condizione di poter essere al tempo stesso testimoni o protagonisti del medesimo evento, e questo nello stesso momento. Ciò significa che siamo per questo motivo tutti più uguali. Ora, se c'è un merito da riconoscere alla televisione è proprio quello di averci messo sotto gli occhi esattamente il contrario, come siamo diversi e come è cresciuta paradossalmente, nonostante le globalizzazioni di cui si va cianciando, le diversità. Nell'epoca nostra, che viene 200 anni dalla nascita dei lumi, c'è 1 miliardo di persone che non conoscono la luce elettrica. Ogni giorno che Dio manda sulla Terra, nel sud del pianeta, muoiono di fame 50.000 bambini. Guardate, non è una notizia estiva di quelle che si consumano sotto gli ombrelloni a Rimini o a Viareggio, è una notizia data dall'ONU, certificata dall'UNESCO, accreditata da Amnesty International. 50.000 bambini che muoiono ogni giorno di fame, mi esprimerò col linguaggio del mio mestiere, cioè che con le immagini, equivalgono a circa 400-500 jumbo stipati di bambini che ogni giorno precipitano sulla crosta terrestre. Ora ditemi, ora mi dica eccellenza, se non vi sarebbe motivo di celebrare tutte le sere una sorta di lutto universale per una tragedia di questa natura. Ma questo non accade. E non accade non perché noi si sia particolarmente cinici, cattivi, indifferenti, egoisti, ma semplicemente perché non lo sappiamo. Ma perché non lo sappiamo se questa è la civiltà delle immagini e della trasparenza? Ma perché i grandi poteri che si sono divisi la signoria del mondo, che sono i poteri economici, non hanno nessun interesse che questo si sappia, perché se noi sapessimo esigeremmo di saperne di più. Sapendone di più avremmo motivo di pretendere che si corresse ai ripari, che si facesse qualcosa. E verrebbe in qualche modo sbugiardata anche quest'idea di questa equità ridistribuita attraverso la globalizzazione dall'econometria, che è qualcosa che è andata al di là dell'economia stessa. E quindi questi poteri sbugiardati finirebbero per essere sotto processo. E quindi noi finiamo per non saperlo. Si calcola, sono dati dall'UNESCO, che soltanto l'8% dei cittadini del mondo sia a conoscenza di questo dato dei 50.000 bambini che muoiono ogni giorno di fame. Ora dimmi se questo non debba essere addebitato intanto alle ideologie. Io ricordo i tempi in cui si diceva del comunismo che doveva essere la parte di dovere non compiuta dai cristiani, e al tempo stesso si diceva che
al sistema opposto, il capitalismo andava riconosciuto, il diritto di raccogliere il massimo di benessere, a condizione però di saperlo ridistribuire nel modo più equo. Ora, chi dovevano essere i destinatari di queste due palingenesi se non i paesi del terzo mondo? Ma il terzo mondo in 50 anni è cresciuto di un invisibile e vergognoso 3,5%, che equivale al tasso medio dello sviluppo di un paese industrializzato dell'Ottocento in un anno, certo, non di vacche magre come questo. E queste cose prima o poi si pagano. Tutto quello che è accaduto l'11 di settembre si dice che abbia cambiato il mondo, ma questo mondo non è cambiato, perlomeno per via delle tante torri gemelle che noi abbiamo lasciato cadere in giro per il pianeta, nei luoghi derelitti della fame, dell'abbandono, dove ci sono malattie che devastano intere popolazioni, dove i bambini muoiono come le mosche e dove non c'è più motivo di avere speranza, perché tutto ti dice che non sei nato per essere felice, ma sei nato per dover pagare questa straordinaria, irripetibile occasione di vivere, che è appunto quella di nascere. Ma se a questo non corrisponde, come dicevo prima, se al dovere di nascere non corrisponde il diritto di vivere, c'è qualcosa che non torna nel profondo del nostro modo di essere e di vivere come comunità, in questo caso sì, comunità internazionale. Ecco, per prendere le misure su queste cose bisognerebbe che ognuno si facesse carico del problema che gli è più vicino, che lo tocca più da vicino, che lo riguarda, e l'occuparsene quindi non diventerebbe un'azione declamatoria, ma diventerebbe un atto dovuto. A me pare che qui, proprio in questo paese, per le cose che sono state dette, il denaro che è stato raccolto per esempio in questa circostanza, ma anche tutte le provvidenze che si studiano e che si attuano, producendo ogni giorno qualche cosa che va in nome delle promesse mantenute, che tutto questo corrisponda all'aver capito che sperare oggi vuol dire fare, vuol dire agire, vuol dire mettere insieme qualcosa che prima non c'era. Ecco. Tutto questo non implica necessariamente essere particolarmente virtuosi, edificanti, si può essere dei laici assolutamente, come posso dire, estranei alle forme dell'edificazione, ma semplicemente attenti al dovere di dare dignità al fatto stesso di vivere. Ecco. Anche qui si tratta di metterci insieme con buona volontà, senza steccati, ed è invece il tempo in cui il rischio più grande che si possa correre è che proprio e addirittura in nome di Dio si creino le grandi divisioni di domani. Il grande pericolo esercitato dalle follie di Hitler di 50 anni fa potrebbe essere oggi rappresentato dalla grande follia di un fondamentalismo che facesse una regola dell'idea che l'Islam, per esempio, ha un primato che va difeso a tutti i costi, perché il pericolo è che l'Occidente, scristianizzandosi, relighi Dio sempre più lontano dall'uomo e che quindi non si obbedisca alla grande legge del Signore. Ma noi abbiamo detto più o meno le stesse cose a proposito dell'Islam. Organa Fallaci, io lo dico dovunque vada, ancora non sono stato querelato, mi pare che abbia compiuto un atto assolutamente indebito, dichiarando che il cristianesimo è la civiltà dominante perché ha il primato della moralità, nel suo rapporto con Dio, che ha autenticato tutta una serie di cose che la storia della Chiesa conosce bene, eccetera. Allora, stabilire primati che sono insieme spirituali, antropologici, politici, civili, economici, questo implica l'arroccarci ancora intorno a qualcosa di ideologico che tende fatalmente alla separazione. Allora io non sono, voglio dire, uno di quei, non sono un profeta, Don Alberto, se lo fossi riuscirei a capire almeno come concludere questo discorso, non arrivo neppure a questo. Quindi si immagina se posso andare
al di là di questo che dopo tutto è il nostro, la ragione del nostro incontro di oggi. Ma non c'è dubbio però che noi dobbiamo cominciare in termini di volontà politica a immaginare per esempio una società delle nazioni, come si chiamava una volta, che poi è l'ONU di oggi, che sappia diventare veramente società internazionale, governo internazionale delle opportunità, delle possibilità umane. Perché oggi, vedete, è pur vero che si cresce in virtù dei problemi che siamo costretti a risolvere tutti i giorni, ma potrebbe esserci una variante che ci sfugge di mano, che da un momento all'altro mette in crisi un mondo che parrebbe con la scienza e la tecnologia aver risolto grande parte dei problemi da cui è afflitto. E il giorno in cui questa variabile prendesse il sopravvento sulla nostra razionalità, ma come ci difenderemmo se ci trovasse per giunta disuniti, distanti, separati, in odio uno all'altro? Ma quale sarebbe il destino dell'umanità? Il pericolo, vedete, non è più il pericolo, è la mancanza di percezione del pericolo. Noi non ci vogliamo mettere in testa che l'umanità è in pericolo per sua stessa responsabilità, perché non si vuole rendere conto che oggi o ci si salva insieme o non ci si salva. Ecco perché le separazioni all'interno delle aule parlamentari, dei partiti, dei sindacati, eccetera, mi sembrano momenti arcaici che devono essere superati in nome di una grande rivoluzione culturale che implichi la presa di coscienza che quello che ci resta da vivere, parlo di generazione in generazione, è precisamente il tempo che dovrà essere raccolto come testimone dalle giovani generazioni per portare avanti un tipo di umanità che riesce a liberarsi ogni volta un poco dei suoi dolori, dei suoi sudori, delle sue sconfitte. E altrimenti come si arriva a un'umanità migliore, un uomo migliore? È vero che oggi in laboratorio l'uomo ha la pretesa di rifare l'uomo, ma l'uomo non lo rifà neppure Dio, figuriamoci se ci riusciremo noi. Eppure c'è questa tentazione e siamo scontenti nonostante che tutti i giorni la nostra intelligenza sia in grado di sprigionare soluzioni che paiono veramente clamorose e straordinarie, al punto di farci credere proprio dei demiurghi della nostra storia, del nostro destino. Però fateci caso, a questo modo di orgoglio per ciò che sa sprigionare la nostra intelligenza non corrisponde sempre il nostro consenso interiore. Ed è per questo che Derrida ha ragione quando dice che siamo tutti un po' più ricchi ma tutti un po' più infelici. Perché c'è un'inquietudine di cui siamo più o meno consapevoli che ci dice che qualcosa non ci piace di come viviamo oggi. L'ingegneria genetica, la pecora Dolly, la possibilità di potenziare l'intelligenza, di acquietare i ribelli e di eccitare i quieti. Ecco, queste manovre sull'uomo non mi rassicurano. Io credo che l'uomo dovrebbe avere per destino quello di cercare in se stesso e per se stesso, nella misura equa che Dio gli ha dato per crescere, i termini della sua, del suo sviluppo, della sua salita al cielo, per così dire. Persuasi che spetti a noi, e senza delegare nessun altro a fare per noi le cose che noi dobbiamo essere in grado di pensare e di sorvegliare. Non possiamo accettare che tutto si svolga al di là di noi, senza di noi e talvolta persino contro di noi. Questo va detto soprattutto ai ragazzi. Io quando ci sono dei giovani sono sempre tentato di raccontare loro una specie di apologhetto, che però è molto drammatico, addirittura tragico, e che riguarda un ragazzo di 17 anni, dalle mie parti in un certo senso, di Parma, si chiamava Giacomo Livi. Era un ragazzo, un liberale, che inneggiava alla libertà 3-4 mesi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Fu sorpreso da un drappello nazista a distribuire per l'appunto materiali inneggianti alla libertà. E come direbbe un cronista giudiziario, fu associato al carcere mandamentale. Un cronista della Gazzetta di Parma, molto scrupoloso,
racconta di quel mattino, di quell'alba ancora, non ancora rivelata, che si annuncia appena in un qualche chiarore che sta lontano sull'orizzonte, un mattino un po' tumefatto, pesto, che annuncia la pioggia, il crepitare dello sparo della fucileria, gli uccelli che si alzano dagli alberi, e questa creatura che muore fucilato qualche mese prima che finisca la guerra, è un bambino praticamente. Ebbene, questo bambino scrive, lascia una lettera ai genitori, che non erano degli antifascisti, gente impegnata nella politica, venivano chiamati allora persone d'ordine, cioè che avevano accettato questa realtà, che non contrastavano, ma di cui non si facevano complici per la verità. E questo ragazzino, prima di morire, scrive ai genitori, badate, la cosa pubblica è noi stessi, e non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. Pensate che tutto è successo perché non ne avevate più voluto sapere. Questo, secondo me, è un apologo, dovrebbe diventare addirittura un distico da mettere nelle scuole. Il non volerne sapere è quanto di più drammatico si possa dire a un ragazzo, a un giovane, a un futuro uomo. Io ricordo che in quei tempi un nostro grande poeta, Eugenio Montale, scrisse due versi molto strazianti, credo di poterli citare testualmente. Codesto solo posso dire ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Ma oggi con la democrazia noi abbiamo non solo il diritto, ma il dovere di dire chi siamo, che cosa vogliamo. E la storia accoglie chi si disegna, non chi si cancella. Il famoso 68, che pure era carico di anelli, di sogni, di desideri, di liberazioni, perché non è andato al potere? Perché quella fantasia così straordinaria, questa parola contro che era andata in lungo e in largo per tutta la terra, non aveva prodotto nulla delle sue premesse? Perché lo slogan era siate ragionevoli, chiedete l'impossibile. Ma la storia accoglie ciò che è possibile, non ciò che non è possibile. Ecco perché essere ragionevoli vuol dire in qualche modo essere rivoluzionari oggi, per paradosso. Ecco perché sperare non vuol dire più essere certi che qualcosa interverrà in nome nostro, per la nostra e il nostro bene. Se noi non trasformeremo questa parola in un progetto che la storia saprà accogliere e dovrà accogliere, perché la storia, vedete, non è né buona né cattiva, è un contenitore neutrale che prende le azioni buone e cattive e le registra. Ma siamo noi cui spetta di scegliere e di rifiutare. Il problema grave è che i giovani oggi non siano più interessati a scegliere e a rifiutare. D'altronde i bambini oggi, per effetto della televisione, pensano, sognano, desiderano tutti la stessa cosa. Ci sono degli studi giapponesi, i giapponesi hanno grandi responsabilità da questo punto di vista, perché i loro cartoni animati sono quanto di più diseducativo sia corso per il mondo, e quindi un certo senso di colpa li ha indotti a fare delle analisi di questa natura. I bambini giapponesi, nel mi pare il 70%, è una misura vertiginosa, sognano di avere la stessa cosa, lo stesso oggetto. Ora, quando eravamo bambini noi, ciascuno di noi sognava una cosa diversa, ciascuno aveva i suoi sogni, ciascuno metteva a rischio la propria vita indirizzandola sulla base di un desiderio, un progetto, eccetera. Oggi o diventiamo clienti molto obbedienti di un sistema che attraverso il consumo ci impone di vivere in un certo modo, oppure rischiamo di essere persone isolate, solitarie, che si mettono fuori dal contesto, come si dice. E allora c'è una certa attitudine dovuta alla pigrizia, al conformismo, di omologarci. Lo stare insieme già implica un po' l'idea dell'omologazione, ecco. Ma lo stare insieme, che dico io, non deve perdere quel senso critico dell'individuo, che è un grande valore riscoperto dopo le grandi massificazioni che avevano con le militanze, le appartenenze, in qualche modo, come dicevo prima, ossificato proprio la vita e i desideri degli uomini. Se oggi abbiamo questa libertà, se abbiamo riscoperto l'individuo,
purché non si faccia dell'individualismo qualcosa di ancora peggiore dalla massificazione? Beh, l'uomo ha il diritto di pensare con la propria testa e di volere secondo i propri bisogni e di desiderare secondo le proprie pulsioni. Non possiamo immaginare d'altronde un'umanità tutta soddisfatta dai consumi e guidata da questa televisione che al posto delle comete ha i satelliti, ma che ha la pretesa di guidare le sorti dell'umanità. Io credo che questo possa costituire un gravissimo pericolo. L'Auditel, questo oracolo dei tempi d'oggi, che mette insieme, organizza, alimenta la volontà dei grandi numeri. Questo è un processo di massificazione recondita, subliminale, invisibile, ma che è gravissima, perché opera nell'ambito del pensiero, nell'ambito dello spirito, della creatività. Quando noi assistiamo al successo vertiginoso di programmi che non meriterebbero neppure di andare in onda alle 4 del pomeriggio, ma alle 21 raccolgono 12-14 milioni di persone intorno a delle idiozie, come il Grande Fratello per dirne uno. Che cosa significa questo? Significa che quanto più un programma, un progetto, una trasmissione sarà ammiccante, corriva, poco problematica in ogni caso, eccetera, tanto maggiore sarà il consenso. Quindi va a raccogliersi il consenso intorno al peggio. Il meglio, per converso, viene progressivamente eliminato, perché non ha in sé la natura per raccogliere questo consenso, e quindi la pubblicità non è interessata a investire su una cosa che non produce ritorno, perché è poca la gente che vede. Ecco, se questo è un meccanismo, ed è un meccanismo che è in voga non solo nel nostro paese per la verità, beh, vuol dire che è qualcosa di contrario proprio alla libertà, alla dignità dell'uomo è in atto. E noi abbiamo gli strumenti per difenderci. La democrazia è questo: noi ci siamo lusingati per decenni di essere il paese che mandava alle urne il maggior numero di cittadini rispetto a qualunque altro paese democratico dell'Occidente. E non abbiamo mai detto che all'interno di quelle urne siamo stati il popolo che ha prodotto il minimo di cambiamento. Invece noi dobbiamo impadronirci della nostra capacità, della nostra possibilità di cambiare le cose. La cosiddetta società civile non può pretendere di giudicare sempre dall'alto la società politica. Dov'è la società civile quando per 50 anni abbiamo accettato tante cose che non ci piacevano? La società civile spesso è stata il palo, per non dire il complice delle proprie sventure, ha assistito, ha partecipato, c'eravamo, abbiamo assunto ciascuno di noi le nostre responsabilità. Ecco, bisogna in questo senso qui laicizzarci proprio, fare dalla politica uno strumento di libertà vero, autentico, non mitologico, non ideologico, ma concreto. Si tratta di dire chi siamo e che cosa vogliamo, non delegando troppo agli altri. E questo della delega è un vizio molto italiano, molto italiano, molto italiano. Le scuole e famiglie hanno delegato troppo, secondo me. Ma le deleghe, per esempio, che noi diamo ai giornali, all'informazione. Non c'è paese al mondo che abbia un così grande numero di opinionisti come l'Italia. Voi direte che questo è il segno di un giornalismo coltivato, maturo, avveduto, eccetera. Ed è vero. Io una volta a New York incontrai il mitico Cronkite, che mi disse: avete un grande giornalismo, molto vivace, molto geniale. Ma perché ci sono tante persone che vengono chiamate opinionisti? Ma l'opinione non dovrebbe essere di chi legge? O deve essere fatalmente quella di chi scrive? E questo è il frutto della delega. Noi abbiamo delegato delle persone a pensare per noi. Ci sono questi prêt-à-penser
che pensa ogni giorno quello che noi dobbiamo pensare. E questo è l'effetto perverso della delega. Abbiamo rinunciato a farci noi con i nostri mezzi, la nostra voglia di capire, rinunciando alle nostre pigrizie, quelli che decidono della qualità della nostra vita, perché viene meno la premessa stessa che è il giudizio da dare sulle cose. Noi non diamo questo giudizio perché aspettiamo che qualcun altro lo dia per noi. Beh, esagerando epicamente si può immaginare la fine dell'opinione pubblica, continuando di questo passo. Insomma, riappropriamoci delle nostre idee, facciamole valere uno per volta e tutti insieme all'interno di qualcosa di convenuto in nome veramente dei grandi valori cui ci richiamava nel suo intervento Don Alberto. Un intervento come il mio aveva fatalmente la possibilità di correre un rischio che difatti ha corso e si è scontrato addirittura con questo rischio, che è quello primo della sommarietà e poi anche un pochino della sgangherataggine, del modo di tenere insieme tante cose che insieme forse non stanno. Ma dovendo in un'ora o poco meno o poco più mettere insieme un discorso che riguardi la società, la politica, il sentimento della morale, l'etica, la gioventù, la scuola, la famiglia, eccetera, non è facile. Bisognerebbe stare qui una settimana e ogni sera darsi un tema, discuterne insieme, poi dopo le domande, poi le risposte, poi le verifiche. Allora questa diventerebbe proprio la scuola a cui pensa sicuramente Don Alberto. E non escluso che Don Alberto riesca anche in questo, visto che è riuscito in tante altre cose. Ci è riuscito anche grazie al suo vescovo. Posso dirlo perché oggi io l'ho saputo direttamente dalla persona che siede in questo paese. Quando forse più utilmente potreste passare il vostro tempo nelle vostre case, con le vostre abitudini, eccetera, è il segno che quella speranza senza fondamento di cui parla Sant'Agostino, nel caso vostro proprio non ha senso, perché voi siete al contrario il fondamento di quella speranza. Vi ringrazio. Leggere la mia poesia, la poesia là, c'è una prima qualche domanda, qualcuno, ma forse è meglio prima questo che può dare luogo.